Oggi faccio un risotto alla mediterranea con sugo e scamorza. Allora, questi sono 2 etti e mezzo di riso integrale e questi sono 7 etti di sugo. In una casseruola o pentola wok come me, mettete una base di, ho messo una base di olio, un filo d'olio, con una base di carota, sedano e scalogno. E intanto da quest'altra parte già la pentola che bolle per iniziare a cuocere il riso, ma la metà della cottura, perché poi deve terminare la cottura insieme al sugo. Ovviamente salate l'acqua e adesso inizierò a calare il riso. Da quest'altra parte l'olio spregola e quindi verseremo il nostro sugo. Il sugo lo lasciamo sobbollire almeno per un quarto d'ora, 20 minuti. Il riso, ormai l'ho già messo a cuocere, l'ho buttato nell'acqua calda. Appena passano i primi 10 minuti, perché se è un riso che deve cuocere 20 minuti, allora dopo i primi 10 minuti facciamo terminare la cottura nel sugo. Dipende voi dalla cottura del riso che avete, deve essere comunque metà nell'acqua. Aggiungiamo questo cucchiaino abbondante di concentrato di pomodoro al sugo. Ok, aggiustiamo di sale, abbiamo messo anche il concentrato, abbassiamo ancora un po' la fiamma e lasciamo cuocere 10 minuti prima di mettere il riso lentamente. A metà cottura io il riso lo spengo, mettiamo delle foglioline di basilico nel sugo. Adesso un pochettino di sugo ce lo prendiamo, lo teniamo da parte per poi fare questa specie di timballo, diciamo così. E io lo metto così in una ciotola, un paio di mestoli. E poi aggiungo il riso con la schiumarola senza scolarlo. Allora, 2 mestoli di sugo li abbiamo messi da parte. Di qua ci armiamo di schiumarola e un po' per volta lo mettiamo nel sugo. Procediamo finché il riso non finisce nella pentola. Ok, adesso il riso è tutto nel sugo. Mettiamo sempre il coperchio a soffritto, altri 10 minuti e poi ci prepariamo per fare il nostro timballo. Prepariamo poi un paio di etti di scamorza bianca e 30 g di parmigiano grattugiato. Vedete come sta terminando la cottura? Questo è anche un consiglio se dovete fare soltanto oppure solo il riso al sugo, con la salsa. Noi a Napoli diciamo un risca sarz per dire, è un escamotage per farlo venire ben cotto nel sugo e proprio rappreso bene nel sugo. Fate metà cottura nell'acqua e poi non lo scolate che lo mettete nel sugo quando è già cotto il riso, fategli terminare la cottura nel sugo proprio, così viene molto più saporito, sa di sugo, eppure solo una spolverata di parmigiano, un po' di pepe ed è una delizia. Ok, il riso è cotto, adesso. Se volete farlo al forno, prendete una teglia e mettete un pochettino di questo sugo che abbiamo tenuto da parte sotto, poi una parte di riso, la scamorza a fette, un'altra parte sopra, un po' di sugo, parmigiano e al forno per un quarto d'ora, 180, anzi no, 200 gradi, un quarto d'ora, 20 minuti. Vedete voi se lo volete con la crosticina o meno. Io invece che ho il coperchio Magic Cooker, lo farò nella pentola col coperchio. Ecco qua. La pentola alta col coperchio Magic Cooker che metterò sopra. Quindi ho messo uno strato di sugo, ora metto uno strato di riso e poi la scamorza. Ecco qua, vedete le belle fette di scamorza bianca. Adesso mettiamo un po' di parmigiano, di quello che avevamo già grattugiato, e poi un po' di pepe e il restante del riso che è qua sopra e con l'altro sugo, parmigiano e pepe. Voilà, vedete proprio giusto giusto. Bello così, ora mettiamo il parmigiano e il pepe. Benissimo, adesso io metto il coperchio Magic Cooker e lascio cuocere almeno a fiamma molto bassa. Chi magari ha questo coperchio a fiamma bassa, almeno per un altro quarto d'ora. Ecco qui pronto il mio timballo di riso alla mediterranea. Adesso non mi resta che impiattarlo. Ecco qui impiattato il timballo di riso filante alla mediterranea. Questo è il riso integrale, potete usare anche quello normale, come volete, ok? Alla prossima, buona degustazione a tutti, spero che vi piaccia. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella, così vi arrivano tutte le mie notifiche. Alla prossima, ciao ciao!